Ciao a tutti, oggi sono qua per un video super super richiesto, ovvero come faccio a essere sempre positiva, o meglio, ai vostri occhi appaio sempre positiva, ma sappiate che non è assolutamente così. Quindi, come faccio a essere positiva anche quando le cose vanno male? Che è probabilmente la cosa più difficile, perché quando tutto vi va per il meglio è facile essere sempre contenti e positivi. Avere un'attitudine positiva non è secondo me soltanto una questione di carattere o di indole. Io sono sempre stata molto pessimista, ad essere sincera, ma nell'ultimo anno, visto che mi sono successe tantissime cose molto molto spiacevoli, ho cercato di lavorare molto su me stessa per cercare di non abbattermi, per tirarmi su di morale e per andare avanti essenzialmente, perché se non mi aiuto io da sola non posso aspettare l'aiuto degli altri. Quindi oggi cercherò di condividere con voi quello che è stato un po' il mio percorso, tutte le volte che è successo qualcosa di veramente brutto, come ho fatto a riprendermi, soprattutto a mantenere un'attitudine positiva. La primissima cosa da fare quando vi capita qualche cosa che vi demoralizza, che vi butta giù di morale, che vi fa star male, è stare male. Ebbene sì, il primo passo per essere positivi, per riprendersi, è abbracciare il dolore, il malessere che state provando in questo momento. Dovete cercare di viverlo a modo vostro. Io, ad esempio, mi chiudo molto in me stessa, magari non faccio nulla di concreto, o meglio, di solito quando sto male pulisco, metto a posto, non leggo, di solito quando sto male preferisco guardare la TV, cose molto leggere, anche trash o video su YouTube, sto sotto le coperte, cerco insomma di abbracciare il dolore stando con me stessa e cercando di sfogare quello che sento appunto attraverso la pulizia, o cercando di guardare cose leggere che mi facciano un po' distrarre. Di solito questa fase per me dura uno, massimo due giorni, io almeno la faccio durare così poco perché non mi piace piangermi addosso, non mi piace stare male, e perché penso che concentrandomi magari in poco tempo e lasciando andare tutto il malessere che provo, poi è più facile riprendermi. Quindi subito dopo questa fase in cui sento di aver sfogato il dolore, magari ne ho parlato anche con qualcuno, di solito piango tantissimo quando mi succede appunto qualcosa di molto molto brutto, io almeno sfogo la tristezza e il dolore in questo modo, ognuno poi lo fa in maniera diversa chiaramente. Dopo aver sfogato tutto il dolore, il malessere, è tempo di riprendersi, basta, tocca ricominciare a fare le cose come sempre. Inizia quindi quella che per me è la seconda fase di questo procedimento, ovvero riprendere a fare quello che faccio normalmente. Quindi riprendo a lavorare come sempre, riprendo la mia routine, riprendo a fare quelle cose che nel momento di down avevo abbandonato. Cerco di fare tutte le cose che facevo ogni giorno. E cosa molto più difficile è farle con la stessa attitudine, con lo stesso atteggiamento che lo si faceva prima. È chiaro che nessuno si aspetta da voi, e nemmeno voi stessi dovete aspettare appunto da voi stessi di essere pimpanti, frizzantini, super contenti solo perché un giorno avete pianto tutto il giorno e quindi avete sfogato. È chiaro che riprendersi da un momento no difficile richiede del tempo, però cercare di sforzarsi a fare le cose di tutti i giorni, semplicemente magari senza tenere il muso o cercando di non essere troppo avviliti, di sentirsi troppo pesanti, può aiutare. E anche se non vi sentite nella condizione di riprendere a fare le cose che fate normalmente in maniera, diciamo, serena, fingete. È una cosa strana da dire, me ne rendo conto, però con il tempo ho notato che cercare di fingere, tra virgolette, di stare bene, di sentirmi sicura, mi hanno aiutata molto a sentirmi effettivamente più sicura. Quindi è un tipo di approccio che io utilizzo anche quando mi sento male. Cerco di comportarmi come se in realtà non stessi così male. Non per mentire a me stessa, non per mentire agli altri, non per non manifestare come mi sento realmente, non per mettermi una maschera, no. Ma lo uso come una protezione, come per dirmi: io posso essere una versione migliore, io posso essere
di più, io posso essere forte, posso farcela. Mi comporto quindi come la versione migliore di me stessa, come la mia personale paladina, come magari se avete un idolo, una persona che stimate, come quella persona si comporterebbe in una situazione del genere. Io purtroppo non ho un riferimento, una persona che stimo così tanto da dire cavolo, vorrei essere come lei, quindi mi immagino come vorrei essere io, cerco di idealizzarmi, di pensare a come mi piacerebbe affrontare questo momento e cerco di emulare quello che la me ideale farebbe. Quindi sì, si tratta diciamo di fingere, ma non del tutto. E soprattutto secondo me in questo caso non è una cosa negativa perché non fingete per un secondo fine, ma cercate semplicemente di porvi in un atteggiamento diverso per stare bene voi, per riprendervi da questo momento, no, in particolare. Una cosa per me almeno molto importante quando mi succede qualcosa di brutto e voglio tentare invece di ribaltare la situazione è non paragonarmi alle altre persone, non confrontare, ad esempio, la situazione in cui mi trovo io a quella di qualcun altro, perché per quanto in situazioni simili ci si possa confrontare, confortare, scambiare consigli, ogni persona vive, ad esempio, il dolore in maniera diversa, l'insuccesso in maniera differente, il sentirsi male anche. Per me quindi, soprattutto subito dopo una cosa brutta, non mi fa bene confrontarmi con gli altri, non mi fa bene perché spesso questo mi suscita dei pensieri del tipo però loro non possono capirmi perché hanno una condizione diversa dalla mia, oppure però quella persona va sempre tutto bene, ma io sono in una condizione diversa perché non ho questo, questo, quest'altro, o dei privilegi che hanno altre persone. Questo alimenta un po' l'autocommiserazione, il vittimismo e anche se fatto inconsciamente, perché molte volte non ci si rende conto di fare questi discorsi, perché quando si sta male ci si sente un po' soli al mondo, ci si sente come se dovessimo affrontare una enorme ingiustizia, perché si accaniscono contro di noi, perché succede sempre a me, eccetera, eccetera. Quindi per me almeno non è utile per niente confrontare la mia situazione con quella di qualcun altro. Questo non vuol dire che non mi apro con altre persone, che magari non mi sfogo. Diciamo che però non cerco consigli nelle altre persone e non voglio confrontare situazioni simili perché in realtà simili non saranno veramente mai. È importante però ricordarsi che siamo tutti umani e tutti soffriamo, anche se lo manifestiamo in maniera diversa, anche se per alcune persone magari è, diciamo, più facile riprendersi da alcune batoste rispetto ad altre persone, cioè tutti siamo comunque in questa condizione, quindi è sempre importante rimanere sensibili a quello che succede anche alle altre persone, solo perché noi in questo momento stiamo affrontando una difficoltà, questo non ci dà il diritto di trattare male le altre persone o di sminuire i loro problemi perché i nostri occhi ci paiono più piccoli dei nostri. È una fase molto molto delicata quella del rialzarsi in piedi perché si rischia veramente di arrivare a screditare le altre persone, a comportarsi in maniera a volte cattiva e troppo egoista. Va bene pensare a se stessi, è la priorità assoluta, ma questo non ci dà il diritto di trattare male le altre persone. Tenetelo a mente perché in passato a me è successo nei momenti in cui ero molto avvilita, molto sconfortata di trattare male le persone a cui volevo bene. Ovviamente poi ho chiesto scusa, ne ho parlato e ho imparato dai miei errori. E adesso arriva il bello. Non è un processo immediato, ma poco a poco vedrete che riuscirete ad affrontare ogni giornata in maniera sempre più positiva, proprio guardando al vostro obiettivo finale, ovvero essere la versione migliore di voi stessi. Se vi approcciate alle cose di tutti i giorni, alle cose nuove, con un'attitudine, diciamo, più aperta, libera, senza pregiudizi, senza pensare, ma a me va sempre tutto male, ma a me non capitano le opportunità che capitano agli altri, se cercate di eliminare questi pensieri e vi focalizzate semplicemente nel cercare di essere la versione migliore di voi stessi, questa nuova energia che emanerete sembra una cosa sì, paranormale, strana e yuppidù, io assolutamente non credo a queste cose, ma credo nel fatto che
più siete aperti con la mente, con le vostre azioni verso la vita di tutti i giorni, più riuscirete a trovare nuove opportunità. Ovviamente nessuno vi regala niente, ovviamente le opportunità non sono come delle calamite che arriveranno soltanto perché voi siete più positivi, ma il fatto di avere una mente più aperta e di cercare di comportarsi in maniera migliore, il meglio che potete voi dare, vi farà vedere le cose sicuramente in maniera diversa. Quando poi vi capiterà qualche cosa, invece di focalizzarvi sulla paura, l'insicurezza, il non mi sento all'altezza, cercate di vederla in maniera opposta, cercate di vedere tutto il buono che quella cosa che vi sta capitando può darvi. Vi potrà far crescere, vi potrà mettere sì alla prova, ma potrà quindi darvi magari uno sbocco lavorativo, magari vi permetterà di conoscere nuove persone, magari vi regalerà semplicemente una serata in cui vi divertirete, farete qualche cosa di nuovo. Cercate di focalizzarvi sul meglio che un'esperienza nuova può darvi. Questo non significa dire sì a tutto, accettare qualsiasi cosa vi capiti, ma cercate di guardarle da una prospettiva diversa. Non focalizzatevi soltanto sui contro o su quello che avreste detto, fatto e pensato in un momento di difficoltà, ma cercate appunto di approcciarvi con uno sguardo diverso. Smettetela di dire io non posso fare questo perché sono tutte scuse. L'unico limite che avete siete voi stessi, tutto il resto è fattibilissimo, c'è del lavoro da fare, un passettino alla volta, non è facile, richiede tempo, richiede costanza, ci possono essere tantissimi alti e bassi in questo percorso, però fidatevi. I risultati che otterrete vi faranno stare sicuramente meglio e quando vi capiterà la prossima volta qualcosa di brutto, perché purtroppo la vita è questo, è fatto anche di cose brutte, riuscirete ad alzarvi ancora più forti di prima, con ancora più carica ed energia, e ritroverete un'attitudine positiva molto più naturalmente. Questo non significa essere sempre super positivi. Io non sono sempre super positiva. Il fatto che le altre persone lo pensino mi fa piacere, perché vuol dire che allora cerco di, anche nei momenti difficili, di trovare sempre una soluzione, di focalizzarmi sempre sulla soluzione e non sul problema, su quello che posso fare, e cerco sempre di agire su appunto le cose che dipendono da me, non sulle variabili su cui non ho il controllo. Io non posso decidere quando uno dei miei cari morirà, io non posso decidere quando succederà una disgrazia o un qualsiasi altra cosa. Io posso decidere come reagire, come rialzarmi, che cosa fare dopo. Non va bene quindi essere fossilizzati al passato, non va bene essere ossessionati dal futuro, ma essere concentrati sul presente e guardare con il sorriso quello che vi arriverà. Rimanere focalizzati sui vostri obiettivi, quindi può essere utile farvi ad esempio una lista di cose che vi piacerebbe fare, che vorreste portare a termine, una lista però fattibile, non voglio diventare re del mondo, una cosa più fattibile. Cercate di dividere ogni grande obiettivo in piccoli passi. Se siete degli amanti dell'organizzazione e della pianificazione, fare liste sicuramente vi divertirà e vi darà tantissima energia positiva, sarete ancora più entusiasti di lavorare su voi stessi e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Durante tutto questo percorso, ricordate sempre di essere indulgenti con voi stessi, non pretendete di stare bene fin da subito, non pretendete di fare grandissimi cambiamenti fin da subito, cercate di essere onesti con voi stessi, di riconoscere anche i piccoli passi che fate e di in un qualche modo festeggiare anche per i piccoli traguardi che state facendo, cercate di riconoscere il lavoro che state facendo su voi stessi. Questo vi motiverà tanto ad andare avanti e vi aiuterà ad essere anche più buoni, diciamo, con voi stessi. Non dovete pretendere troppo da voi, potete fare tanto, avete il potenziale, ma è non fattibile fare tutto e tanto fin da subito. È un percorso che richiede tempo e che richiede impegno e costanza, ma non temete perché ce la possiamo fare. Io spero di cuore che questi piccoli consigli possano aiutarvi ad avere un atteggiamento magari più positivo e ad affrontare con un po' più di serenità e carica i momenti no. Lo so che è difficile. Ci siamo passati tutti con percorsi sicuramente differenti, perché ognuno esterna malessere, dolore,
parole in maniera differente, però è importante a un certo punto riprendersi perché si rischia se no di autodistruggersi. E se non siamo noi a prenderci cura di noi stessi, a tirarci su di morale, a motivarci, a volerci bene, non possiamo aspettare sempre che siano gli altri a farlo al posto nostro, deve partire principalmente da noi. Di nuovo, spero che il video possa esservi utile. Ovviamente, se avete altri consigli o se volete condividere la vostra esperienza con me e con le altre persone che guarderanno questo video, vi aspetto qua sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!